Leonino, anche questi amici, in ottobre uscirà la biografia di un uomo geniale, era quasi un filosofo, a suo malgrado, si chiamava Celio perché era nato sotto il cielo, la mamma falciava fieno sulla palazza, era nato sotto il cielo e l'ha sollevato verso là, l'ha chiamato Cielo, Celio, e ho scritto, e lui è morto nel 75, ma era una mente suprema, ce ne sono poche, c'è stato Suchanis, un clochard, un barbone francese che a 6 anni sapeva già il Talmud a memoria. C'è stato Macedonio Fernandez, il maestro di Borges, a parte Leonardo, quel, ma più recenti. E quindi quest'uomo che ho imparato tutto da lui, anche nel male, e quando mi vedeva scolpire diceva: ma hai rovinato l'albero, era già bello così. Lui era una provocazione, ma era la verità. Noi, per introdurre in un albero la nostra vanità, la nostra scultura, roviniamo l'albero. Ma guardatevi qui attorno. È chiaro che se uno vuol fare la scultura in legno deve usare il legno. Io cerco anche legni morti in piedi, si dice da noi, che sono secchi lì, ma non è mai morto un albero, esiste sempre. Michelangelo lavorava il marmo delle Apuane, cioè. Bisogna anche sacrificare qualcosa, ma io dico sempre, quando parlo della fortuna, per esempio, non lo so, la pietà di, prendiamo il David, ma prendiamo una delle pietà di Michelangelo, no? È ammirata da tutto il pianeta. Ma quanto di quel marmo è finito nelle discariche del tempo? Perché non era il posto giusto, era lo stesso blocco. Uno rimane invenerato finché non si sbriciolerà, perché coi secoli, coi miliardi di secoli, si sbriciolerà tutto, anche le montagne. Ma quel marmo lì era un blocco, e per dare vita alla pietà si è sacrificato qualcuno di quella polvere di marmo che è finita nelle discariche. Perciò anche noi, se camminiamo su certi sentieri, qualcuno l'ha potato prima di noi. E ce l'ha aperto, ce l'ha fatto vedere, quindi la riconoscenza, almeno mentale, senza strombazzamenti di suoni e di televisioni e di pubblicità. La riconoscenza non deve essere un sentimento di neve che appena arriva il sole si scioglie. Bisogna tenerla da conto, no? Ecco perché anche noi viaggiamo su percorsi che hanno fatto altri e che ce li siamo dimenticati forse. Questo bellissimo posto l'ha creato qualcuno prima di noi, magari facendo fatiche, no, magari le ha fatte. Lo so che è un po' patetico e retorico quello che sto dicendo, però un'attenzione alla riconoscenza non guasta, almeno nella memoria, nella testa. Senti, lasciamo spazio a un applauso. In televisione.